L'importanza storica di Masserano è davvero notevole. I pregevoli edifici, le 20 chiese, gli affascinanti portici e l'antica piazza dove sorgeva la zecca testimoniano un'epoca straordinaria, iniziata nel 1394 con l'avvento dei Fieschi di Lavagna. L'edificio che più di ogni altro racconta lo splendore di Masserano è il Palazzo dei Principi Ferrero Fieschi, ora sede del municipio, costruito per volere della marchesa Claudia Racconigi di Savoia, moglie di Besso Ferrero Fieschi, e del figlio Francesco Filiberto, nell'anno 1557. All'esterno la costruzione è sobria e lineare. L'interno è costituito da un susseguirsi di sale riccamente decorate da fregi, dipinti, stucchi ed affreschi, degni di una dimora principesca. Di notevole importanza i soffitti a cassettoni, che rappresentano soggetti biblici e mitologici, e i grandi camini in marmo nero e rosa. Nella prima sala è conservato lo splendido altare barocco, opera di Terebinto di Arona, nel 1654, proveniente dalla romanica chiesa di Sant'Eonesto, sita nella parte più antica del paese. Nella quinta sala un imponente fregio con decorazioni a stucco rappresenta i segni zodiacali.
La parte più storica del paese, ovvero il borgo antico, risale al Medioevo ed è costituita da strade strette, acciottolate e da pittoreschi portici doppi. Le immagini e i riferimenti storici rendono Masserano una meta fondamentale per un itinerario storico-artistico davvero completo e suggestivo.